Il 2012 è iniziato all'insegna della debolezza per la valuta europea, che continua a seguire ormai da qualche mese un percorso discendente che l'ha riportata ai valori minimi a partire da settembre 2010. L'incertezza nell'Eurozona, legata alle previsioni negative sull'andamento del PIL e alla crisi del debito in alcuni importanti Stati membri, ha determinato una revisione al ribasso delle previsioni di cambio con il dollaro. Attualmente i maggiori istituti di credito prevedono una conversione pari a 1,28 dollari per euro fra un mese e 1,25 fra 3 mesi. Rispetto alla media 2011 si tratta di un ribasso dell'8% circa. L'incertezza dell'euro non vale solo nei confronti con il dollaro, ma anche verso le altre principali valute di riferimento mondiali. Gli ultimi giorni hanno infatti visto ulteriori deprezzamenti rispetto a dollaro, yuan, real e yen, che da ottobre dello scorso anno si sono rivalutate in media dal 3 al 7% rispetto alla nostra moneta. Dato il quotidiano peggioramento delle condizioni economico-finanziarie dell'Unione Europea, secondo gli analisti la tendenza ribassista potrebbe durare per tutta la prima parte del 2012 e non si escludono cali ancora più marcati al di sotto della soglia di 1,20 nei confronti del dollaro e ulteriori ribassi anche nei confronti dello yen previsto in rafforzamento. Solamente le presidenziali negli Stati Uniti nella seconda parte dell'anno potrebbero determinare un lieve rafforzamento dell'euro, vincolato sempre all'efficacia delle manovre di risanamento appena intraprese.